Bentrovati a tutti voi. Dunque a Lampedusa si è tenuta la prima riunione dei vertici della polizia dei paesi del Mediterraneo. Siamo qui per parlare di cose concrete, affrontare le criticità, ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli, che ha affrontato soprattutto il tema del terrorismo alla luce dell'attentato di Londra. L'unica arma che noi abbiamo è il continuo scambio di dati tra le varie intelligence dei vari paesi. E poco fa c'è stata la conferenza stampa di Gabrielli, è cominciata intorno all'1 e Gabrielli ha detto che c'è il tema di un flusso alluvionale per sua natura spesso generico di soggetti segnalati in merito a percorsi di radicalizzazione che non possono essere apprezzati da subito per la loro pericolosità. È facile parlare dopo sapendo il risultato della partita. Queste sono le parole dette da Gabrielli in conferenza stampa e si riferiscono in particolare alle indagini sull'italo marocchino che avrebbe partecipato all'attentato di Londra. Ma vediamo il servizio. Più cooperazione, condivisione tra le varie polizie per fronteggiare il terrorismo e la gestione dell'enorme e continuo flusso di migranti che dall'Africa arriva sulle coste europee. Questo è il senso del vertice tra i capi delle polizie di 9 paesi del Mediterraneo che si è svolto oggi a Lampedusa, isola simbolo, scelta come luogo per il grande contributo sul fronte dell'accoglienza. I capi delle polizie di 9 paesi del Mediterraneo sono stati accolti dal sindaco dell'isola, Giusy Nicolini, e hanno reso omaggio alla Porta d'Europa, il monumento dedicato alle migliaia di migranti morti in mare. Di migranti si è parlato subito dopo durante l'incontro, dal quale poi a cascata nascono altri temi altrettanto importanti sulla sicurezza, individuare e affrontare le criticità attraverso un interscambio dei sistemi operativi e un sempre più efficace scambio di informazioni, una necessità ribadita durante la riunione. Sull'attentatore italo-marocchino di Londra, Youssef Zagba, abbiamo operato correttamente, ha detto il capo della polizia Gabrielli. Non si possono incriminare tutti sulla base di semplici sospetti, rischieremmo di creare scenari molto complicati, ha aggiunto. Abbiamo le carte e la coscienza a posto, comprendiamo anche l'affanno e la sofferenza di chi è chiamato a gestire una situazione difficile. Sarebbe scorretto e poco onesto intellettualmente se da una posizione di forza ci mettessimo a polemizzare con chi gestisce una situazione complessa. Nessuna polemica dunque con le autorità di Londra. Alla luce invece di quanto è accaduto a Torino durante la finale di Champions League, ha aggiunto, presto emetteremo una circolare esplicativa per chi organizza questi eventi e che permetta di individuare le responsabilità nei casi in cui qualcosa non funzioni. Ma le indagini delle varie procure continuano a svelare le truffe che sono legate all'accoglienza dei migranti. La procura di Brescia ha indagato un imprenditore di Montichiari che gestiva 40 strutture. Queste strutture però non avevano assolutamente i requisiti e alcune risultavano inesistenti. Richiedenti asilo ospitati in garage scantinati, ma anche in agriturismo, abitazioni e ristoranti in condizioni tali che chi li ha trovati è rimasto inorridito. Sono strutture non segnalate alla prefettura di Brescia che ha smistato i migranti arrivati con lo SPRAR, il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo, a un privato, Angelo Scaroni, imprenditore di Montichiari, che già in passato era stato colpito da provvedimenti amministrativi per la gestione dei migranti e ora rischia l'imputazione di truffa allo Stato. Si sarebbe fatto avanti in prefettura per gestire 200 richiedenti asilo in strutture di fatto inesistenti. Avrebbe poi trovato ricoveri di fortuna del tutto inadeguati oppure avrebbe sovraffollato quelli regolarmente registrati. Tutto per un guadagno ingente, 7.000 euro al giorno, se si calcola che per ogni profugo lo Stato elargisce quotidianamente 35 euro. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo. Lui è l'unico indagato, perquisite 40 strutture nei paesi della provincia di Brescia. Agli atti ci sono gli interrogatori di circa 200 richiedenti asilo. Ci vorranno settimane perché il PM Ambrogio Cassiani esamini tutto il materiale. Scaroni è stato già ascoltato dai carabinieri. Al giornale di Brescia ha confermato che nelle sue strutture sono in corso controlli. Il suo nome è noto nella zona. Aveva suscitato polemiche quando ospitò una quindicina di profughi nelle stanze di servizio del resort dei campi da golf di Desenzano, ora finito all'asta. La struttura è stata dichiarata non idonea per i profughi che sono stati allontanati a gennaio, ma un gruppetto avrebbe dormito qui solo una settimana fa. In altri comuni avrebbe ospitato profughi senza neanche informare i primi cittadini. Del tutto ignara la prefettura, che aveva affidato i richiedenti asilo a uno dei pochi privati che si è fatto avanti.
La gestione migranti nella provincia di Brescia è al collasso. Attualmente le presenze hanno quasi raggiunto quota 3.000 e sono gestite in un unico centro di smistamento. Le forze dell'ordine sono costantemente in difetto, solo 20 per esempio gli agenti in servizio all'ufficio immigrazione. I profughi hanno protestato più volte per le condizioni in cui sono ospitati. Vi leggo questa ultima ora perché questa mattina sono state indirizzate due buste sospette a due pubblici ministeri della Procura di Torino. Ebbene, in queste buste c'erano fili elettrici, polvere da sparo e una batteria, ordigni artigianali ma che potevano esplodere. Hanno appurato gli artificieri dei carabinieri che sono intervenuti. Dopo il ritrovamento di queste buste sospette, l'area interna del Palazzo di Giustizia è stata chiusa al pubblico, l'ingresso principale è stato chiuso. Però l'edificio non è stato evacuato e le udienze sono regolarmente proseguite. E adesso, a pochi giorni dall'apertura della Cassazione che ha riconosciuto a Totò Riina il diritto di una morte dignitosa dal carcere di Parma, il super boss di Cosa Nostra ha seguito l'udienza alla Corte d'Appello al processo per il rapido, per la strage del rapido 904 che lo vede imputato come mandante. Si è presentato scortato, disteso in barella nell'aula videoconferenze del carcere di Parma, dove è detenuto al 41 bis per seguire a distanza l'udienza in corso a Firenze per la strage del treno 904, la strage di Natale, uno dei delitti antichi imputati al boss di Cosa Nostra. 23 dicembre 1984, una bomba sul convoglio Napoli-Milano, 16 morti, 260 feriti. Totò Riina, che oggi ha 87 anni, è accusato di esserne il mandante, l'ispiratore. In primo grado è stato assolto, ma la Procura Generale ha impugnato la sentenza e ha chiesto nuovamente l'ergastolo. Sarebbe il 18° fine pena mai per il sanguinario capo della mafia corleonese. Nell'aula dell'udienza non è stato consentito riprendere le immagini. Fino a ieri la presenza del boss era incerta. I suoi legali, che oggi terranno la ringa difensiva, devono avergli consigliato di esserci, di battere un colpo dopo le polemiche sollevate in questi giorni dalla decisione della Corte di Cassazione, che ha aperto ad un differimento della pena, ad una possibile scarcerazione per il capo dei capi, considerando le sue gravi condizioni di salute incompatibili, ha detto la prima sezione penale della Corte, con il regime di detenzione. In attesa ora che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna entri nel merito e prenda la decisione finale, si gioca una partita tra favorevoli e contrari. Di fronte a chi si appella a criteri di umanità e di pietas, si oppongono i familiari delle decine di vittime delle stragi e dei delitti di mafia, che ricordano come Riina non si sia mai pentito, mai dissociato, che mai abbia chiesto scusa e abbia continuato invece a fare il capo dal carcere. Paolo Borsellino morirebbe per la seconda volta, ha detto il fratello del magistrato ucciso nell'attentato di Via D'Amelio. Sarebbe una sconfitta per lo Stato. È un povero anziano malato, ribattono i legali del boss. Per correttezza non entro nel dettaglio, non sono un medico, conosco le carte ovviamente, ma è corretto non parlarne. Sta molto male, questo penso che nessuno lo possa disconoscere. E il procuratore nazionale antimafia Roberti sottolinea la pericolosità di Riina. È ancora il capo di Cosa Nostra, abbiamo le prove per dirlo. Deve restare, dice, al 41 bis, mentre per Eugenio Albamonte, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, la pronuncia della Cassazione su Totò Riina è la prova che lo Stato è più forte della mafia. Torna in libertà uno dei principali esponenti del banditismo sardo, Matteo Boe, ha finito di scontare nelle carceri milanese di Opera 25 anni. Il suo nome è legato al sequestro del piccolo Kassam, Farouk Kassam, e di lui si ricorda l'incredibile evasione dal supercarcere dell'Asinara. Sei morto.
Il nome di Matteo Boe è legato alla stagione dei grandi sequestri in Italia nel decennio che va dagli anni 80 all'inizio degli anni 90, l'epoca dei riscatti miliardari e delle orecchie mozzate per convincere i familiari a pagare. È stato uno degli esponenti più noti del banditismo sardo. Ora sta per tornare libero dopo 25 anni di prigione. Per lui a fine giugno si aprirà il portone del carcere di Opera. A ottobre Boe festeggerà a casa i suoi 60 anni dopo aver scontato il debito con la giustizia. A suo carico 3 rapimenti, Sara Niccoli, Giulio De Angelis e il più feroce, quello del piccolo Farouk Hassam. Sara Niccoli, figlia di un imprenditore tessile del Pistoiese, venne rapita nel 1983 dall'anonima sequestri a 17 anni. Un comando la prelevò nella villa del padre in provincia di Siena durante la festa di compleanno del fratello. Fu tenuta prigioniera per 118 giorni sotto una tenda in un bosco del Pisano. Fu rilasciata dopo il pagamento di 3 miliardi di lire. Secondo quanto emerse dal processo, Boe era il carceriere Carlos che per distrarla le portò i libri di Kafka e Dostoevsky. Giulio De Angelis, imprenditore e padre di Elio, il pilota di Formula 1 morto durante una gara, fu rapito invece in Costa Smeralda nell'88, rilasciato dopo 4 mesi e mezzo di prigionia in cambio del pagamento di 3 miliardi di lire. Per accelerare la consegna del riscatto gli fu mozzata la parte superiore di un orecchio, inviata per posta ai familiari. La stessa mutilazione fu inflitta ad un bambino di soli 7 anni, Farouk Hassam, rapito nel 92 dalla villa dei genitori a Porto Cervo. Era figlio del gestore di origine belga di un grande albergo. Fu liberato dopo 6 mesi in circostanze rimaste poco chiare grazie all'intermediazione di Graziano Eddu, Graziano Messina, il più famoso bandito sardo del dopoguerra con 22 evasioni alle spalle ma tornato in carcere di recente. Fu proprio Matteo Boe ad organizzare da latitante il sequestro di Farouk dopo essere fuggito a bordo di un gommone dal supercarcere della Sinara, dove stava scontando la condanna a 16 anni per il sequestro Niccoli. Per il sequestro di Farouk fu condannato nel 1996 a 20 anni di carcere, pena scontata. 100.000 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Campania sarebbero stati sversati illegalmente in provincia di Foggia. Dopo 2 anni di indagine, della direzione distrettuale antimafia di Bari sono state arrestate 19 persone, c'è anche un funzionario dell'ARPA della Puglia, 3 politici locali avrebbero fatto da intermediari. Ancora affari sporchi con la spazzatura, ma stavolta la direttrice non è sud-nord ma sud-sud. 100.000 tonnellate di rifiuti speciali hanno viaggiato dalla Campania alla Puglia e sono finiti illegalmente nel territorio di Capitanata, nelle campagne di San Severo e di Manfredonia, fiore all'occhiello del turismo estivo pugliese. Di più, una parte di questi, circa 25.000 tonnellate, sarebbero finite direttamente in pozzi artesiani. È quanto ha scoperto un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha portato oggi a 19 misure cautelari, 46 indagati al sequestro preventivo di terreni e beni per oltre 9 milioni di euro. Per 2 anni gli investigatori hanno tenuto sotto controllo camion colmi di rifiuti speciali. Eccone uno che si libera del carico. La testa dell'organizzazione era campana. Una società, la Pulitem di Casalnuovo di Napoli, sarebbe riuscita a ottenere appalti per smaltire rifiuti speciali non pericolosi da diverse importanti ditte italiane. La spazzatura partiva dalle province di Napoli e Caserta e arrivava alla Lufa Service SRL, società di servizi ambientali pugliese, con quantitativi assolutamente superiori rispetto a quanto consentito dall'autorizzazione provinciale. Quest'ultima, complice della banda, provvedeva a un finto compostaggio, triturava gli scarti ma non li trattava, quindi li accatastava sui terreni del Foggiano. Quando riceveva fanghi industriali, carcasse di animali, plastica e gomma, neanche triturava. In alcuni casi, calcolano gli investigatori, il suolo si è innalzato di 1 metro. L'organizzazione avrebbe operato grazie alla presunta corruzione di un dirigente dell'ARPA Puglia, tra i 19 arrestati di oggi, in questo caso ai domiciliari, che avrebbe agevolato alcune pratiche e omesso di segnalare le irregolarità. Coinvolti anche alcuni politici locali che avevano il compito di ammorbidire i controlli. Il coordinatore provinciale di Noi con Salvini, Primiano Calvo, il vice coordinatore regionale di Idea, Popolo e Libertà, Antonio Comitangelo, e Antonio Del Prete dello stesso movimento. Le analisi sui terreni hanno evidenziato la presenza di materiali inquinanti, nichel, piombo, arsenico e mercurio, ma le indagini continuano. Resta da capire se queste sostanze abbiano raggiunto la falda.
E c'è il via libera al decreto legge sulla vaccinazione obbligatoria per iscriversi a nidi, materne e scuola dell'obbligo. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato l'atto che lunedì prossimo sarà in Parlamento. E con questo è tutto, vi lascio a Tagadà, buona giornata.